Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube, sono in compagnia di Laura. Ciao. Oggi, come ogni terzo lunedì del mese, video dedicato al mangaka giapponese. Nel precedente sondaggio ha vinto Yoichi Takahashi e per il prossimo... Dovete andare nelle community e votare appunto il prossimo mangaka che volete come protagonista del video appunto dedicato a questi. Allora, Yoichi Takahashi è nato a Tokyo il 28 luglio del 1960. Fin da piccolo era appassionato di sport, tra cui karate, skateboarding e pesca, ma ovviamente soprattutto il calcio. Finito il liceo, mostrò alcuni suoi disegni ad una casa editrice e da lì è cominciata la sua carriera di mangaka giapponese. Iniziò inizialmente come assistente del mangaka Shinji Hiramatsu nel 1979 e successivamente debuttò su Shonen Jump con alcune storie brevi, tra cui Yuujo no Eleven, Banjo Keeper, con cui vinse il premio mensile delle nuove proposte di Shonen Jump, e ovviamente con una storia breve di Captain Tsubasa, ovvero Holly e Benji da noi in Italia, di 30 pagine, con cui vinse il premio mensile dell'opera scelta. E proprio nel 1981 iniziò appunto Captain Tsubasa. Da noi, come ho detto prima, Holly e Benji, che è addirittura tuttora in corso. Da noi in Italia, come potete vedere, è stata edita da Star Comics fino al 52esimo volume, dall'1 al 37, poi dal 38 al 52, come si può vedere con la World Youth. Come detto, storia che parla appunto di Tsubasa Ozora, ragazzo appunto che parte dalle elementari e da lì si sviluppa tutta la sua carriera di fuoriclasse del gioco del calcio. Nel 1983, successivamente, la Toei Animation ci ha trasposto appunto anche la serie anime, che da noi ovviamente è stata portata da Mediaset, come insomma tutti voi saprete. Allora, altre curiosità su Yoichi Takahashi, ovvero ha fatto altri manga sportivi come Yakumeter Jumper, dedicato all'atletica dell'88, Chibi, dedicato alla boxe, e Ace, dedicato al baseball del 1989. Ha fatto anche altre storie sul calcio, portate appunto dalla Star Comics, che adesso vi facciamo vedere i volumi, ovvero Keeper Coach, di cui appunto abbiamo solo un volume, che è un volume unico, appunto. Poi abbiamo Striker Gin, di cui avrete visto la recensione tempo Sì, fa, che abbiamo insomma, fatto recentemente. sul nostro canale, in cui appunto ci sono due volumi, un po' il clone di Mark Landers e Shingo Aoi. E poi successivamente appunto anche Angry Heart, cui trovate la recensione sul nostro canale di 6 volumi, e queste sono appunto tutte storie sul calcio, Tra insomma. l'altro di Angry Heart hanno fatto anche l'anime che è Sì, arrivato in italiano. esatto, anche l'anime c'è, cioè, quindi insomma tanta, tanta, tanta roba davvero. Successivamente ancora, sempre, ha fatto delle storie brevi su altri sport, ovvero Basuke sulla pallacanestro, Hero of the North Cliff sullo sci, Show sempre sullo sci e Lover Pie sempre dedicato allo sci. E alcune di queste sono inserite nel volume speciale Captain Tsubasa Boku wa Taro Misaki. Insomma, su questo volume speciale ci sono appunto queste storie brevi. Altre curiosità dedicate a questo mangaka giapponese che, tramite come inviato di Shonen Jump, è riuscito ad intervistare dei campioni del gioco del calcio, ovvero Franco Baresi, Ruud Gullit e Alessandro Del Piero, proprio come inviato di Shonen Jump, e diciamo nel 2019 la stazione di Yotsugi, a un quartiere di Tokyo, ha dedicato questa stazione a Captain Tsubasa, e appunto alla sua inaugurazione c'è appunto Yoichi Takahashi e il campione ex del Barcellona Iniesta, che adesso gioca in Giappone. Particolare perché appunto Yoichi Takahashi è in quella zona, insomma, è originario di quella zona, e lì appunto c'è anche lo store dedicato appunto al mangaka, appunto alla serie principale Holly e Benji, da noi Captain Tsubasa. E niente, che dire, mangaka che io adoro particolarmente, insomma, mi piacciono tutte le sue opere, dai suoi manga
traspongono i valori di amicizia, lealtà, devozione, rispetto verso l'altro, la lotta legale, insomma un classico manga shonen che ci fa apprezzare appunto lo shonen sotto forma di vista sportivo, appunto dedicato appunto al calcio. Ecco, io vorrei fare un Sì. piccolo appunto. È un peccato che, come ha detto Marco, abbia fatto manga inerenti ad altri sport, ma Sì. in Italia, visto che appunto siamo tra virgolette patiti del calcio in modo Sì, sfegatato, siano arrivati solo quelli del sono calcio. quelli. Sarebbe stato, insomma, interessante vedere magari anche gli altri Sì, no, sport, infatti quelli ecco. lì sono arrivati solo questi qui praticamente. Poi i miei personaggi preferiti, ci tengo a sottolineare, di Captain Tsubasa sono ovviamente Hikaru Matsuyama della squadra della Furano, da noi insomma, della Flynet. E il tuo personaggio preferito? Benji. Benji, Sì. ok. E quindi Genzo Sì. Il Wakabayashi mitico giapponese. portiere, anzi, anche se insomma, non Eh è che si veda sì, granché. nelle prime serie, sì, no, è specializzato insomma nel parare i tiri da fuori aria. E quindi ragazzi, niente, questo era il nostro video su Yoichi Takahashi. Per il prossimo video, per votare il prossimo mangaka, come detto prima, andate nelle community del canale YouTube e fateci sapere su quale video volete sul prossimo mangaka giapponese. Quindi io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate o condividete, se volete iscrivetevi al canale, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!